documento contenente gli indirizzi generali di governo. Non è altro che il nostro programma presentato in campagna elettorale. Il nostro programma illustra un progetto di amministrazione del Comune di San Marcello che permette al Paese di cambiare di volta a pagina rispetto a un'amministrazione gestita dalle stesse persone da oltre 30 anni. Il nostro progetto è sinonimo di un'idea di politica amministrativa fondata sui seguenti valori: partecipazione, cambiamento, trasparenza, competenza e vicinanza ai cittadini. Quindi particolare attenzione all'accesso, alla presenza e all'impegno dei cittadini nell'amministrazione del Paese. Nuove energie e competenze che non erano espresse. Occorre restituire ai cittadini la certezza che chi amministra una cosa pubblica è essenzialmente una funzione di servizio, ovvero che opera per trovare soluzioni per la pluralità dei cittadini e non per loro stessi. Questo nostro progetto vuole mettere il cittadino al centro della vita sociale pubblica come parte attiva di programmi e politiche civili e sociali. Unico ed esclusivo obiettivo di chi amministra deve essere il bene comune della collettività. Porre al centro del proprio progetto amministrativo il cittadino significa, in particolare, tutelare il territorio nel quale vive, attraverso politiche di salvaguardia e di valorizzazione, considerare l'ambiente di vita e la salute dei cittadini come beni principali da tutelare, ampliare la cura degli spazi comuni, due, tutelare la sua famiglia nel suo senso più ampio, operando in direzione del miglioramento dei servizi e del contenimento dei loro costi, nonché per l'accrescimento educativo, etico e sociale di tutti i suoi membri. 3. Incentivare e supportare le associazioni attraverso le quali il cittadino esprime i propri interessi e le proprie personalità, attraverso la creazione di luoghi di incontro e di socialità dedicati per finalità culturali, ricreative, sociali, sportive, ambientali e culturali. Il metodo di lavoro sarà la trasparenza e la condivisione. Da una parte, assicureremo un comune e un'amministrazione sempre più trasparente che fornisca informazioni ed evidenza sull'attività e programma e in corso e che attui nuovi canali di dialogo con la comunità, diventando il facilitatore della crescita e coinvolgimento delle energie già presenti sul territorio. Dall'altra, l'unica cosa che chiediamo ai cittadini è di essere protagonisti attivi della vita del nostro Paese. La partecipazione e la trasparenza richiedono informazioni accessibili anche nei significati. È inutile mettere in rete documenti incomprensibili a più nella forma, nel linguaggio e nelle finalità. Solo atti chiari rendono effettivamente accessibili le informazioni sulle attività svolte dall'amministrazione. Per incentivare la partecipazione creeremo uno sportello di ascolto per il cittadino, con la possibilità di accogliere sia via web che con modelli cartacei, sia direttamente segnalazioni e suggerimenti, con la certezza che verranno valutati. Maggiore trasparenza verrà realizzata anche attraverso l'aggiornamento sistematico del sito ufficiale attraverso la creazione di pagine sul social network, con lo scopo di aggiornare la cittadinanza sull'operato dell'amministrazione e sullo stato dei programmi intrapresi. 10 punti del programma. Il comune e l'unione dei comuni. Il perdurare di una situazione di scarsità di risorse finanziarie per la gestione ordinaria anche di un comune come il nostro, dovuto essenzialmente alla diminuzione dei trasferimenti dello Stato centrale, avrebbe dovuto consentirci a livello di unione dei comuni il completamento della gestione associata dei servizi fondamentali dei singoli comuni, come previsto e incentivato dalla normativa nazionale in vigore. Così non è stato. Per noi questa opportunità di completamento della gestione associata va perseguita da subito, perché permetterebbe di diminuire i costi organizzativi e del personale di ogni singolo comune e consentirebbe la realizzazione di economie, quindi il mantenimento della quantità dei servizi attualmente forniti ai cittadini, nonché il loro miglioramento. I benefici che ci attendiamo da questo, meno burocrazia, più efficienza, economia di scala, contenimento delle tariffe dei servizi offerti al cittadino, miglioramento dei servizi. Occorrerà in ogni caso lasciarsi alle spalle visioni troppo campanilistiche, personalistiche di gestione di un comune. Un piccolo comune come il nostro da solo non si regge, più o meno di non lasciare al degrado come è accaduto in questi 5 anni opere, strade, spazi comuni. Questo processo di messa in comunione delle funzioni deve avvenire civilmente, senza perdere la minima memoria di quello che si intende per appartenenza alla comunità. La modalità della gestione associata delle funzioni non dovrà mai penalizzare l'accesso ai servizi da parte dei cittadini. 2. Il territorio, l'ambiente e l'edilizia. Opereremo per la preservazione del territorio comunale, dell'ambiente di vita e della salute dei cittadini. Ci adopereremo nel rispetto della vigente normativa per evitare l'installazione in zone residenziali agricole di qualsiasi impianto nocivo per la salute, nell'ottica di un'urbanistica sostenibile.
aggiungibile, opereremo con attenzione la tutela del territorio e la salvaguardia del sistema coniugale. Edilizia, lavoreremo per realizzare un progetto di recupero totale o parziale anche sulla base di studi già effettuati dell'edificio dell'ex scuola all'interno di 10 convalazioni, per trasformarlo in un centro polifunzionale da destinare all'attività della collettività, cercando di coinvolgere l'Università Politecnica delle Marche, istituzioni e soggetti economici privati. Incentivare la certificazione energetica degli edifici, la diffusione della bioedilizia e l'utilizzo delle energie rinnovabili. Incentivare il recupero e la ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente nonché la riqualificazione di aree di spesso degradate. Per quanto riguarda il piano di recupero della zona artigianale e commerciale approvato dall'amministrazione uscente, ci impegneremo ad inserire la clausola per tutelare e salvaguardare del territorio che permetta la costruzione sulla zona libera soltanto dopo la demolizione dei fabbricati industriali esistenti. Viabilità, riqualificazione e manutenzione delle strade comunali, in materia di percorsi sostenibili, pedonali e ciclabili, ci proponiamo di operare per estendere la rete di percorsi pedonali e ciclabili soltanto di strada provinciale a Via Garibaldi, fino all'attuale ciclabile, fino all'altezza dell'incrocio di Via Garibaldi. Proporremo lo studio di fattibilità di un progetto congiunto come l'Unione dei Comuni concernente piste ciclabili per il collegamento di San Marciano con i paesi di Belvedere, Ostrezza e Mondano, punto 3, il centro storico. Abbiamo intenzione di operare ad un miglioramento dell'immagine e una valorizzazione del centro storico affinché possa esprimere maggiori potenzialità e fungere da vero e proprio strumento di aggregazione. Avvieremo quindi un percorso per l'iniziazione di progetti di riqualificazione del centro storico concentrandoci in particolare su tre direttrici, politiche attrattive, attraverso sgravi e incentivi per attività commerciali, artigianali o professionali, anche attraverso l'intercettazione di interventi di promozione ad ogni livello dell'imprenditoria giovanile e femminile. Interventi di valorizzazione, vogliamo porre in essere progetti di valorizzazione dell'impianto urbano e del verde pubblico, creando partnership con operatori dei settori dell'arte e della cultura, professionisti, istituzioni, scuole e accademie. Miglioramento della qualificazione della fruibilità degli spazi urbani e pubblici. In questa direzione verranno posti in essere interventi di manutenzione degli spazi, degli arredi, delle illuminazioni. Inoltre, in particolari giornate o periodi di maggiore fruibilità o utilizzo, verranno adottate misure di limitazione del traffico per facilitare la fruibilità del centro storico alle famiglie. Punto 4, le associazioni. In materia di spazi da dedicare alle associazioni, oltre ad un maggior uso degli spazi del Molino dell'Olio, daremo priorità alla verifica e implementazione di progetti esistenti di recupero totale o parziale dell'edificio delle scuole elementari. Secondo progetto integrato con le circostanti aree attualmente in stato di degrado, con il campo prevalente basket e pallavolo del centro. Tali strutture potranno essere distinte destinate alle seguenti attività: sedi per le associazioni operanti sul territorio, promuovono sportiva, centro per le donne, eccetera, anche attraverso progetti posti in essere in sinergia con l'ambito intercomunale dell'Unione dei Comuni, creazione di laboratori per lo svolgimento delle varie attività associative, creazione di aule per lo svolgimento di attività di formazione continua e laboratori di apprendimento per la realizzazione di corsi di lingue, informatica, pittura, fotografia, scrittura creativa, nonché laboratori per associazioni teatrali dilettantistiche. In tale ambito si valuterà anche la possibilità di istituire una biblioteca o mediateca di ambito comunale o intercomunale. Per sviluppare lo spirito civico e la volontà di partecipazione dei cittadini più giovani, allo scopo di promuovere la crescita socioculturale, la crescita delle capacità di riflettere e argomentare sui problemi della comunità nella quale vivono, proponendo idee e soluzioni, proporremo l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi e degli studenti delle medie. Gli enti avranno modo di esporre periodicamente le proprie idee all'amministrazione comunale. Per sviluppare competenze finalizzate al miglioramento dell'autonomia, della partecipazione, della fruizione di servizi online, anche l'inserimento delle persone appartenenti alla terza età, riteniamo importante organizzare corsi di informatica di base destinati ai nostri giovani, anche come momento ludico con opportunità di aggregazione. Implementazione del volontariato civico, allo scopo di raccogliere il tema, le idee e il lavoro di ogni proposta di contributo dei singoli cittadini e dell'associazione per servizi di carattere sociale e ambientale. Provvederemo alla redazione di un apposito regolamento che preveda l'articolazione delle attività, vigilanza e traducita a scuole, controllo del corretto utilizzo di aree pubbliche, attività di valorizzazione del patrimonio comunale, attività di socializzazione a favore di bambini e anziani, attività di informazione in occasione di eventi, eccetera.
prevedendo opportuni equipaggiamenti di assicurazione. Punto 5. Il turismo e la cultura. Riteniamo importantissimo realizzare delle attività, compresi eventi e rassegni, che possano valorizzare e promuovere dal punto di vista turistico e culturale il nostro territorio, con i suoi panorami, i suoi itinerari, i suoi musei, gli edifici storici, le chiese, anche le sue produzioni di qualità, la sua gastronomia, le occasioni culturali pubbliche. Riteniamo che il primo ambito, con la collaborazione con i comuni contorni di Monodalba e Belvedere Ostraense, e che le iniziative vanno intraprese anche in collaborazione con le associazioni di categoria. Per essere professionali incredibili in ambito locale, nazionale, se non addirittura internazionale, in continua evoluzione, non si può operare in ambiti troppo ristretti, occorre una gestione più manageriale e integrata. Lavorare per l'implementazione di un sistema di rete nell'ambito dell'Unione, per migliorare e valorizzare l'attrattività del nostro territorio nel suo complesso attraverso la messa a sistema e la creazione di partnership e sinergie nell'ambito pubblico della promozione turistica e delle imprese locali, sviluppare la ricchezza dell'identità omogenea, miglioramento della cartellonistica formativa turistica sul nostro territorio. Siamo al punto 6, le politiche giovanili lo sport. Ogni punto del nostro programma si interseca e dialoga con questo, relativo alle politiche giovanili, perché abbiamo la convinzione che la comunità possa progredire soltanto nella misura in cui offre ai suoi componenti più giovani opportunità di crescita o di formazione. Al punto 4, le associazioni indichiamo infatti la funzione strategica delle attività di formazione. Di seguito vedremo la priorità di intervento individuate rispetto alle strutture sportive. Come punto qualificante tra gli obiettivi si colloca la realizzazione di uno spazio giovane, uno spazio polifunzionale destinato ad attività di tipo creativo, culturale, ludico, musicale, di informazione e di informazione. Ci interessa che la realizzazione di questo spazio riservato ai giovani, oltre a fornire un ambito autonomo di organizzazione, sappia fornire elementi di raccordo fra i bisogni, le riflessioni e le proposte della realtà giovanile, l'amministrazione comunale e le associazioni operanti sul territorio, in uno spirito di coinvolgimento attivo nelle scelte, nella progettazione e nell'organizzazione delle attività. Per lo sport abbiamo come obiettivo accelerare il ripristino della struttura geodetica dopo 7 anni di chiusura per inagibilità, per un suo completo utilizzo da parte della comunità come struttura sportiva polivalente. Ripristino del campo da calcio, volley, calcetto volley e basket situato in 10 circolazioni. Favorire l'accesso dei più giovani alle attività sportive. Proporremo in ambito Unione dei Comuni la fattibilità, lo studio di fattibilità per la realizzazione di una struttura unica riuscirà a servizio di tutta la popolazione tra i comuni di Roma. Punto 7, servizi sociali e volontariato. Le politiche sociali del nostro comune attualmente prevedono tra gli altri i servizi di assistenza educativa individuale e scolastica, i servizi alla persona domiciliari, i servizi di inserimento lavorativo, sostegno alla famiglia ed altri. Di questi si cercherà di mantenere il loro livello qualitativo e quantitativo nelle due prestazioni erogate, pur continuando la fase di contrazione delle risorse messe a disposizione dallo Stato centrale e della Regione Marche. Il nostro impegno si concentrerà inoltre nell'ottimizzazione di tali servizi e nella razionalizzazione dei relativi costi. In conclusione, ci adopereremo per il superamento delle barriere architettoniche coinvolgendo anche i cittadini diversamente abili nell'individuazione degli interventi più urgenti da realizzare. Fondo di solidarietà e osservatorio di dinamiche sociali. Nonostante l'Europa stia faticosamente uscendo da quel lungo periodo di crisi economica che da tempo è interessata, il nostro paese in controtendenza invece è a crescita prossima a zero. Questa situazione è acuita e reso più evidente che il disagio sociale è già presente in modo massiccio in alcune fasce della popolazione, soprattutto in quella parte che non garantita il rischio di emarginazione. In relazione a questo stato di cose abbiamo visto nascere nella nostra comunità situazioni di disagio. Anche a seguito di ciò, alcune famiglie sono state interessate da problemi di natura lavorativa, mancanza di prospettive e di incertezza per il futuro. Questa situazione di difficoltà non ha risparmiato neanche le istituzioni chiamate a dare risposte. Per questa ragione sentiamo maggiormente l'esigenza di praticare la massima attenzione nella gestione delle risorse. A tal proposito, creeremo un fondo di solidarietà per famiglie e singoli cittadini in stato di difficoltà. Valuteremo l'istituzione dell'osservatorio delle dinamiche sociali con particolare attenzione alla legislazione. Volontariato, valorizzazione e sostegno al mondo delle associazioni di volontariato, al loro ruolo
di messa a disposizione di impegno, tempo e risorse nei confronti di chi ha necessità e bisogno. Pensando alle come centri di aggregazione e di relazione, ritenendole come strutture portanti di qualsiasi comunità. 8. La fazione acquasanta. Premesso, abbiamo detto più volte in campagna elettorale, che i cittadini residenti nella fazione acquasanta dovranno essere destinatari degli stessi servizi erogati nel resto del comune, ci proponiamo di operare nel seguente modo: tutelare il territorio sotto parte dell'ambiente, del panorama, del verde, degli spazi pubblici, valutazione della possibilità di implementazione progettuale e collaborazione con il comune di Chiesi, con le forze ciclabili di collegamento dei due comuni, supporto alla struttura scolastica privata. Pubblica, scusate. Punto 9. Rifiuti e raccolta differenziata. Gestiremo la problematica rifiuti e il loro riciclo con l'obiettivo di migliorare la raccolta porta a porta, nell'ottica di ridurre ancora la quantità dei rifiuti prodotta ed abbattere i costi per i cittadini, valutando con unione la possibilità di inserimento di sistemi di premialità per le famiglie e per le imprese. Crediamo che le politiche intraprese in questa direzione nelle scuole, incremento controlli mirati degli ispettori ambientali finalizzati all'ottimizzazione delle funzioni conferite. Siamo al punto 10, ultimo punto, sicurezza, finanziamenti rapidi. Sicurezza. Ci faremo promotori, per quanto possibile, con la prefettura in ambito libero dei comuni, di politiche integrate di sicurezza che possono prevedere, se possibile, la costituzione di un coordinamento tra le forze dell'ordine presenti sul territorio, in modo da poter garantire un maggiore presidio. Finanziamenti, lavoreremo per istituire un gruppo di lavoro altamente professionalizzato a livello di comune, a livello di unione dei comuni, che si occupi prettamente del ricevimento di finanziamenti per progetti dell'amministrazione attraverso fondi europei, finanziamenti agevolati, contributi e partecipazione pubblica. Parco delle fonti. Riteniamo importante per la nostra comunità un maggiore utilizzo e accessibilità a fine di valorizzare complementariamente il parco delle fonti, sia come parco giochi nell'ottica di un paese maggiormente numero di bambini non solo, sia per ospitare occasionalmente concerti, spettacoli, attività culturali all'aperto, eccetera. Associazione dei comuni virtuosi. Vorremmo entrare come comune di San Marcello nell'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi. Questa associazione è nata all'impegno di alcuni piccoli centri urbani, tra cui il piccolo comune di Manzano, il nostro vicino, particolarmente amanti del loro territorio e desiderosi di proteggerlo. Attualmente l'associazione conta oltre 100 comuni sparsi sul territorio nazionale, piccoli e grandi. I comuni virtuosi hanno a cuore la sostenibilità ambientale attuata attraverso il risparmio energetico, la corretta gestione dei rifiuti, la tutela del territorio innanzitutto. Ed è una qualità che come diretta conseguenza implica l'adozione di pratiche di buona amministrazione a tutto vantaggio del cittadino. Ultima cosa, ma non ultima, è una cosa che teniamo molto, il gemellaggio. Allo scopo di valorizzare il nostro paese e sviluppare le relazioni culturali con un'ottica di ampio respiro, cercheremo da subito, coinvolgendo la cittadinanza, di perseguire un gemellaggio con un comune di una nazione europea o eventualmente nel caso di problemi con un comune italiano. Vediamo la nazione europea. Questo è il nostro programma di mandato, siamo certi consapevoli che un'altra politica, un'altra gestione amministrativa sia possibile e necessaria a San Marcello, decisa da basso, più partecipativa.